forza. Noi siamo quella razza che non sta troppo bene, che di giorno sarta fossi e la sera le cene. Lo posso gridare forte fino a diventare fioco. Noi siamo quella razza che tromba tanto poco. Così Bozzone spiegava all'amico proletario Mario Cioni, alias Benigni, la razza di chi nasce e muore bruco. Lo faceva con le parole di Giuseppe Bertolucci, che di quel film, Berlinguer ti voglio bene, fu regista e autore del monologo teatrale. Bertolucci se n'è andato a 65 anni, al Sole del Salento, nel paesino di Diso, dove aveva scelto di convivere con la malattia di cui soffriva da tempo. Era un omone con la R moscia dei parmigiani e il pudore del poeta, uno sperimentatore innamorato del cinema, che non sembrava subire troppo l'ombra del padre, il poeta Attilio, né del fratello maggiore, Bernardo. Insieme a lui aveva scritto la sceneggiatura di Novecento nel 75, due anni dopo la svolta con Berlinguer ti voglio bene, che ha lanciato Benigni come fenomeno di culto. I due si capivano al volo. Gli devo tutto, ha detto il comico toscano. Fu il mio primo amico, il mio primo regista, il mio primo autore. Mi ha insegnato lui a leggere la poesia. Poi la vena più intima e sentimentale, con film come Segreti segreti, Strana la vita e i più riusciti Amori in corso e Il dolce rumore della vita, girati nell'89 e nel 99. Appassionato di Pasolini, a lui e ad altri cineasti si è dedicato da presidente della Cineteca di Bologna. Il mondo del cinema e della poesia gli dicono addio.